Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna. Oggi faremo un videuzzo che spero vi risulti gradito e userò insieme a voi per la prima volta i trucchi che ho trovato, cioè che ho trovato, che mi ha regalato una mia amica di Chiara Ferragni della nuova collezione. In particolare mi ha regalato la palette Los Angeles, che ha questi meravigliosi colori, tanto per ricordarci di che cosa stiamo parlando. Stupendi. E poi il gloss che si chiama Hey Sweetie, mi sembra che sia lo 02, packaging notissimo col classico occhietto della Ferragni, con uno sberluccichino, in particolare la palette è ruvida, però non perde assolutamente glitter e ha questi adesivi che aderiscono benissimo, non preoccupatevi, non si staccheranno. E invece il gloss ha il cappuccio liscio, lucido, ma super glitteroso. Il resto è confezione, mi sembra plastica, trasparente, per mostrare il colore che mi sembra un bellissimo nude malva rosato. Quindi ha scelto proprio dei colori che sapeva potermi piacere. Grazie Nadia e adesso cominciamo. Abbiamo fatto la base, cioè fondotinta e correttore, e ho anche fatto le sopracciglia. E partiamo con i nostri ombretti. Gli ombretti hanno tutti i nomi ispirati alla città di Los Angeles. L'unica cosa, devo settare un pochino il contorno occhi perché mi ricordo di non averlo fatto, e userò come al solito la mia Hyaluronic di By Terry, che si può ovviamente usare anche su tutto il viso, ma dato che è piccinetta la uso così, perché su tutto il viso il pennello insomma è troppo grande. Ok, e aspettiamo a mettere le cose perché il coso il aspettiamo a mettere la cipria perché magari potremmo sbavare o fare altre cosine. Bene, con questi due pennellozzi, uno è di refro mi sembra, sì, e l'altro è e vediamo un po' cosa usare. Allora, sono glitterosi, quindi non so se vengono meglio con i polpastrelli e lo scopriremo insieme vivendo. Proviamo con questo bianco luccicoso che è Downtown e lo metteremo qui nell'angolo interno. Secondo me vengono meglio con i polpastrelli, proviamo. Eh sì, come sospettavo. Molto bello, iridescente, direi multicolor, veramente particolare, bello, riflette un po' tutti i colori. Poi metterei questo, beh, c'è un Beverly Hills che è un verde stupendo, che potremmo usare come cosa non lo sappiamo, ma qui forse nel centro. Allora, vengono, il trucco è luminosissimo. Il look è luminosissimo e questo è Beverly Hills. Poi mettiamo un po' di Venice Beach, l'angolo esterno che è un rosa, è un rosa antico, anche lui bello glitteroso. Naturalmente io ho il doppio e qualcosina degli anni di Chiara, quindi ovviamente non me la pongo assolutamente come modello, ma anche alla sua età ero così ovviamente, ma non è questo credo il problema, cioè non c'è nessun problema in realtà. Vediamo se qui metto magari, ecco perché, ecco, con il pennello, che tra l'altro il refro sono i pennelli tra i migliori al mondo, mi aiuta un po' a sfumare. Il Beverly Hills è un verde molto bello. Beh, certo, se ci fosse qui Manuele Mameli a truccarmi, benché io sia piuttosto vecchiarda, sicuramente lui ne ricaverebbe di meglio, però tant'è, non ce l'abbiamo a disposizione. Poi voglio provare un po' di questo West Hollywood. Wow! Sbam! Che direi di mettere qui, luce pura, violacea, e
sono di una luminosità, accidenti, veramente stra luminosi. Devo prenderci un po' confidenza perché diciamo che di solito non uso colori sberluccichi. Non metto il color oro perché siccome con questo trucco non ci azzecca nulla e quindi non lo metto. Però faccio un po' di pulizia sotto. Anche, dunque, io non ho visto cadere un glitter che fosse uno, però ad ogni buon conto, ecco, facciamo un po' sto lavoro qui, anche se non mi sembra che ne sia assolutamente bisogno. Ecco, poi ci risettiamo un pochino. Beh, direi che in quanto a luminosità, decisamente ci siamo. Lì sfumo un pochino. Allora, diciamo forse a una persona alle prime armi non consiglierei questa palette perché i così metallizzati, secondo me, sono più facili da gestire i colori opachi, secondo me. Metto un po' di primer ciglia. Niente di che. Ecco. E sopra ci mettiamo un po' di Icon London. Iconic, ecco. Iconic London. Questo credo trovato in un calendario dell'avvento di Look Fantastic, che resta secondo me uno dei calendari dell'avvento più belli. Può darsi che qualche anno abbia un po'. Ma perché il discorso è questo, io ho notato nei calendari dell'avvento di Look Fantastic un forte cambiamento, nel senso sono passati da un calendario dell'avvento Fix Meet di Bella Oggi, da un calendario dell'avvento essenzialmente di make-up a un altro che piano piano è diventato sempre più di skincare e comunque ha un punto di forza nella skincare, presentando anche al mercato italiano dei prodotti magari prima molto poco conosciuti o addirittura sconosciuti. Questo sicuramente è un merito del calendario. C'è stato questo passaggio che secondo me ha spiazzato qualcuno, il bronzer di Clarins. Adesso tranquilli che arriviamo al blush. Questo è il bronzer che ha due colori. Uno credo che si usi così, cioè il vero e proprio bronzer. E l'altro invece, l'altro colore, quello più chiaro, dovrebbe aiutare un po' a scolpire, nel senso che ho visto che lo fanno con lo stesso pennello, magari dall'altro lato, ecco, dovrebbe un po' definire lo zigomo, per esempio. Comunque è un ottimo bronzer. Poi come blush, uso questo di Chantecaille, che è il Radiant Blush, che ha questo bellissimo colore rosato, molto elegante. Dato che i trucchi della Ferragni, a parte così, il look, il packaging abbastanza pop, sono però, come avete visto, secondo me sono colori eleganti. Ecco, mettiamo un po'. Chantecaille sono ottimi prodotti, è piuttosto costoso sicuramente per il brand. Tiro via un po' di eccesso e rimetto un po' di blush. Mettiamo un attimino di illuminante, questo qui di Tarte. Carino, classico, rosa, mi sembra base rosa,
elegantino pure lui, infatti ho scelto degli altri trucchettini un po' eleganti. Poi tiriamo via l'idratante che avevo messo sulle labbra e passiamo al gloss. Il colore è stupendo, eh? Ah, beh, bello scrivente. Gloss, ah, ben pigmentato, non appiccica. Ecco qua, colore bello, azzeccato, nel senso che è nelle mie corde nel modo più assoluto. Amiche e amici, questo è il lucchettino finito, vi piace? Questo è il lucchettino fatto con i prodotti di Chiara Ferragni, spero che tutto sia a fuoco. Non sono tutti i prodotti, ho usato di Chiara Ferragni gli ombretti occhi e il gloss. Non so se tra l'altro le sue linee comprendano altri prodotti, sinceramente non lo so. Quindi, amiche e amici, spero che tutto sia a fuoco e niente sia andato storto in questo videuzzo. Io vi ringrazio come sempre del vostro affetto e dei commenti che mi lasciate. Vi ricordo come sempre di fare ciò che vi fa stare bene. E questo trucchettino ovviamente io poi lo farò anche un post su Instagram e poi faccio un altro post per quando il video esce tra qualche giorno, perché io cerco di programmarlo dando un senso al canale, quindi non troppi make-up tutti in fila, non troppi di libri tutti in fila, eccetera, eccetera. Quindi un bacione, alla prossima e datemi il telecomando che mi piace fare sta roba.